appunto di inaugurare questa sede che può e deve iniziare un cammino di penetrazione all'interno del tessuto operativo, culturale, sociale ed economico della provincia, e per continuare quella scommessa che è iniziata molto tempo fa, sin dai tempi di Mauro Nobilia, quando tutti insieme eravamo nel sindacato dell'UGL, e mi ricordo che quando è venuto qua il segretario nazionale Mauro, che è Gino Ianni, che era segretario nazionale dell'UGL Scuola, lui viene da Lecce, ci conosciamo con lui da 20 anni, io ero delegato segretario provinciale della UGL Scuola, e abbiamo fatto delle battaglie e abbiamo avuto anche degli ottimi piazzamenti. Siamo stati addirittura i secondi dopo la CGL, prima della CISL e prima della UIL, quando abbiamo fatto le elezioni all'interno dell'RSU. Poi dopo, negli anni 2002, c'è stato insomma un po' di un cataclisma dal punto di vista sindacale, si sono rotti gli equilibri diciamo per la gestione poco attenta, poco oculata, insomma, della provincia di Catania, insomma, e quindi si è verificato un commissariamento dell'UGL a Ragusa, e il segretario provinciale, che era a quei tempi Carmelo Cassia, è stato sostituito da un commissario. E a quel punto è nata l'idea di iniziare un'avventura completamente nuova e di fondare un sindacato che non avesse gli stessi crismi dei sindacati confederali, ma avesse una vocazione nuova che si chiamava apartitico e apolitico, essenzialmente sindacato di servizio, quindi al servizio dei lavoratori, dei dipendenti. E oggi stiamo assistendo anche a sostenere il piccolo datore di lavoro. E veramente abbiamo attinto la forza partendo da quella situazione per cominciare a lavorare. Gratis ed amore dei, sempre e comunque, girando di qua a Ragusa, a Catania, a Palermo, a Roma, a Napoli, e chi ha più ne metta, perché da lì abbiamo cominciato questo percorso che ha portato prima di tutto a fare delle scelte fondamentali, che sono quelle di creare dei servizi per mezzo dei quali venire incontro alle istanze della gente, alle istanze degli utenti, perché creare un sindacato fatto di federazioni è una cosa molto difficile, se poi non si è in condizione di dare dei servizi. Purtroppo devo essere breve perché devo partire, quindi mi dispiace non poter avere l'opportunità di essere un po' non lungo, ma per chiarire alcune situazioni, perché con Carmelo Cassia, il quale sono amico da oltre 20 anni, me lo sono ritrovato a Lecce sotto casa, così all'improvviso era venuto a cercarmi, perché eravamo usciti dal sindacato in cui eravamo per motivi non certamente personali, ma per motivi di carattere politico sindacale. Perché il sindacato, cari amici, fare una confederazione come questo pazzo, io lo chiamo così perché non è che si può chiamare diversamente, la confederazione non è una federazione di categoria. La confederazione è un insieme di categorie che abbraccia tutto il mondo del lavoro, quindi è una cosa immane, cioè è un lavoro immane che solamente una persona che è animata da questi sentimenti, che o ci credi nel sindacato oppure non ci credi, perché a parte che non ce ne siamo molti più che crediamo in queste missioni, perché la maggior parte seguono il fiuto della pecunia, no?
è vero che, come dicevano i latini, homo sine pecunia, imago morte, però insomma è anche vero che non è che esistono soltanto i soldi, esistono anche i sentimenti, esistono quei principi per i quali noi siamo portati a dover continuamente lottare perché si possa avere il rispetto della dignità, soprattutto del mondo del lavoro, perché di questo si tratta, perché il sindacato è la parte essenziale del mondo del lavoro, perché se non ci fosse il sindacato, quanta gente, anche se siamo nel 2010, non è in grado di difendersi. Vedete, noi siamo stati barricadieri, io soprattutto in prima persona, perché sono un 68, quindi lascio a voi l'immaginazione di che cosa è stato il 68, e quindi potete immaginare quante lotte politiche o sindacali ho fatto nella mia vita, quindi sono, anche se magari un po' di capelli bianchi ce l'ho, quindi ho un'esperienza abbastanza forte del sindacato. Quando Liano di Sebastiano mi diceva che noi nella scuola abbiamo fatto delle lotte a livello nazionale che ci hanno contraddistinto, perché le più grandi confederazioni sindacali hanno abbandonato un po' quello che è il loro compito, cioè quello di proporre, hanno lasciato le barricate e non hanno abbracciato nessun tipo di proposta, perché quando io mi ricordo che è stata fatta la riforma del pubblico impiego, perché dicevano che il pubblico impiego aveva delle piccole soddisfazioni maggiori rispetto agli altri, dei privilegi li chiamavano, e allora dicevano dobbiamo togliere i privilegi a chi ce l'ha perché quelli dell'operaio non ce l'hanno. Ma allora questa è una cosa inversamente proporzionale, tu devi lottare per far avere i privilegi a chi non ce l'ha e non a toglierli a chi ce l'ha, cioè questa è la logica della vita, del mondo del lavoro. E allora che cosa è successo? È successo che in un certo qual modo il sindacato ha abbandonato quello che è il proprio ruolo, quello che è il ruolo essenziale del sindacalista, cioè quello sì di fare rispettare i diritti, sì, certamente, ma ci sono anche dei doveri da parte di ogni lavoratore, perché noi non siamo mai stati per la lotta di classe, non l'abbiamo mai abbracciata la lotta di classe, abbiamo sempre detto che ci deve essere l'incontro tra il datore di lavoro e i lavoratori, perché se non c'è un incontro non ci può essere pace, non c'è produzione, non c'è avanzamento, perché c'è una lotta continua e costante, e soprattutto negli anni 70, 80 e 90 e si continua ancora, esiste ancora la cosiddetta lotta permanente, tanto peggio tanto meglio, noi questo tipo di discorso non lo facciamo. E Cassia è stato talmente bravo in questo diciamo compito che è riuscito questo, io devo ringraziarti Carmelo per quel coraggio pazzesco che hai avuto nel voler mettere l'ISA, che è un sindacato autonomo, come diceva Diano Di Benedetto, non perché autonomo dai partiti o apartitico, autonomo nel senso di proposizione, nel senso che non bisogna seguire necessariamente le forze politiche, anche perché abbiamo una classe politica e sindacale che io ho il coraggio e mi assumo tutte le responsabilità, sono degli impreparati e degli ignoranti all'ennesima potenza, perché non riescono più a fare un tipo di proposta. Voi sentite tutti i giorni alla televisione, faccio solo un esempio e finisco, siamo a favore della famiglia, la famiglia che in gergo siciliano significa un certo significato, la lasciamo perdere, la famiglia, benissimo, allora qual è il problema? Fanno mai una proposta concreta per la famiglia, qualcuno, il quoziente familiare, che così questo quoziente, dobbiamo dare gli assegni familiari a secondo il numero dei figli, e non si rendono conto che in Italia i figli sono 1,2 per ogni famiglia, cioè un figlio a famiglia c'è, non ce ne sono più, quale quoziente puoi dare? Allora parlate di assegni familiari e dite noi vogliamo dare gli assegni familiari, perché in questo modo non ci sarà più denatalità, non ci sarà più decremento di nascita, e quindi possiamo avere la possibilità nel 2030 che non ci debba essere più quella carenza per cui tanti dicono siccome abbiamo carenza di figli chiamiamoli extracomunitari, cerchiamo di far fare figli e cerchiamo di farli pagare gli assegni familiari come debito che siano, cercando di fare anche gli asili nido, e così vedi che le coppie italiane fanno anche figli, cioè tutti questi meccanismi. Questa è la proposta che può venire da parte nostra, da parte dei politici, perché questo è il compito, non c'è solamente la protesta, ci deve essere anche la proposta. Ecco, noi nel nostro piccolo cerchiamo di portare avanti con tutti quanti, con la vostra forza, con le nostre forze, per difendere sempre meglio il mondo del lavoro. Grazie.
facendo un'affiliazione con il sindacato della, si chiama il sindacato impiego pubblico e privato unitario, finalmente ho avuto. E adesso penso voglia salutare, le passo la parola così ci parla un attimo della nostra affiliazione. Buonasera, salutando qui l'amico segretario generale nazionale a nome di tutti coloro che sono con me uniti nel nostro sindacato. Il nostro sindacato nasce da un'esigenza finora assolutamente considerata dal mondo politico e anche dallo stesso mondo sindacale, perché i militari non fanno parte del mondo sindacale. Quello mi vorrei riallacciare, mi dispiace che è andato via. A colui che mi ha preceduto, per quanto ho detto che condivido pienamente, perché tutti ci riempiamo, tutti si riempiono di questa parola sindacato, però penso che oggi i sindacalisti veri quasi quasi non esistono più. È soltanto una corsa al potere, una corsa alla protesta. La protesta non per arricchire qualcosa al dipendente, al collaboratore, all'impiegato, all'operaio, all'artigiano, ma soltanto per arrivare in certi meccanismi che poi li collegano alla politica e poi li collegano alla fine alla rappresentanza politica e quindi nuovamente al potere. Io sono personalmente, con tutti i miei amici che cui rappresento, un rappresentante della funzione pubblica che non comprende soltanto i militari, ma comprende tutto quello che è l'arco del pubblico impiego, come una volta si chiamava, no? Quindi la sanità, i trasporti, eccetera, eccetera. A questo abbiamo unito anche il privato, perché anche il dipendente, il collaboratore privato, ha bisogno di una rappresentanza, ripeto, qualificata. E questo cosa vuol dire? Vuol dire presentare proposte, essere propositivi. Tanto è vero che il direttore, il presidente di una grossa associazione che rappresenta 190.000 imprese in Italia, piccole, medie, che poi sono quelle che praticamente consentono la vita reale, economica del paese, perché tutti sappiamo quanto si portano a casa e non alla nazione e non al paese dove esercitano le multinazionali, quanto non pagano le tasse, eccetera, eccetera, le grandi nostre imprese italiane, cominciando dalla Fiat, quello che ha saputo creare sul vostro territorio una finta impresa di auto che non sono mai nate, mai finite, hanno illuso degli agricoltori, hanno illuso il mondo degli operatori turistici, perché Terminese dal punto di vista turistico, che conosco bene, è stata distrutta, hanno messo una cattedrale nel deserto e dopodiché, arrivederci, chiuso. Ora loro non sanno più fare il loro lavoro di origine, i figli non sono stati abituati a inserirsi nel lavoro dei padri e si trovano 2000 qualche cosa di persone a casa. Ebbene, noi dobbiamo, ho parlato approfonditamente a Napoli con l'amico Cassia Carmelo, ci siamo compresi, adesso noi faremo una riunione, un'assemblea nazionale a Roma mercoledì prossimo, vaglieremo, è logico, non sono io da solo che posso decidere, tutto quello che possiamo insieme raggiungere per essere di più, per contare di più. Ma non soltanto nella mera conta numerica, ma proprio nella rappresentazione delle nostre istanze. Perché oggi o il lavoratore privato, o il lavoratore pubblico, o il professionista, o l'artigiano, o il commerciante, agricoltore, eccetera, eccetera, hanno bisogno di persone che comprendono le necessità della base. E questo purtroppo non lo comprende, mi dispiace dirlo, né l'attuale governo di centrodestra, nell'attuale governo di centrosinistra che c'è stato. Cioè sono fuori ormai dal mondo, perché io da dirigente dello Stato che sono stato mi sono accorto che oggi per diventare dirigenti dello Stato, per diventare funzionari dello Stato,
o anche delle grandi imprese, perché poi le grandi imprese vanno in soccorso mutuo con lo Stato, con la Regione, con gli enti locali. Bisogna avere l'encefalogramma piatto, cioè bisogna avere poca cultura e poca capacità intellettiva di poter essere capaci di interagire col mondo della base. Signori miei,